E a questo punto apriamo la sequenza dei ricordi ripristinati. Altre cose che poi porteranno verso il 100%, intanto facciamo acquisti qui. Tornate quando volete. Sembra che tipo ci stiano desincronizzando. Ezio, l'età avanzata mi ha reso pigro. Non sapevo che fossi tornato a Roma. Questo è Leonardo da Vinci. Cos'è stato? ...1506. Non parlarne con nessuno. Ci si fa una serie intera. Roma 1506. Ah, vedi. La scomparsa di Da Vinci. Leo, sarai? Con la barba. Ezio, l'età avanzata mi ha reso pigro. Non sapevo che fossi tornato a Roma. Cambiato voce. Non posso trattenermi. Cerco un passaggio via mare. Lascia che t'aiuti. Conosco un capitano. È assai... No, è sempre lui, sempre lui. Aspetta, ho scritto il suo nome da qualche parte. A che cosa stai lavorando? Questo? Un passatempo. Tu ovviamente conosci Pitagora. No. Vagamente. Il geniale studioso greco che scoprì molteplici segreti sulle sfere celesti e sul nostro cosmo. Questi simboli sono suoi? Da quando ho esaminato quella strana mail, mi sono rimasti impressi nella mente. Ho trovato simboli molto simili negli scritti dei discepoli di Pitagora. Temo che il nome del capitano mi sfugga. La mela non è più un problema. Sarebbe meglio che ti concentrassi sulla pittura. Mi pare che tu stia facendo un ottimo lavoro su questo. Ah, sei cortese. Tuttavia anch'io sono persuaso che non sia granché. E quel sorriso, esagerato, senza senso. Ah, la Gioconda. D'altra parte ho fatto una scoperta qualche giorno. Lisa Gherardini. Una notevole scoperta. Salai, puoi portarmi? No, non è tornato. Volevo accompagnarti al bordo, ma non posso lasciare la bottega senza il mio assistente. Bene, ci metto un attimo. Temo che tu sottovaluti Salai. Aspetta e vedrai. Come vuoi. È probabile che tu lo trovi alla Volpe Addormentata. Ecco perché abbiamo dovuto prima sbloccare la Volpe. Un lancio di dadi. Non scendere sotto i 4 quadri di salute. Questa è stronza. Vabbè, ci ha sparato già qua. A posto. Salahi. Eccolo. Di nuovo! Ve lo dicevo che erano dadi fortunati. Vorrebbe la fortuna essere brava quanto me. Gian Giacomo. Io non rispondo a quel nome. Salahi. Meglio, ma non abbastanza. Sì! Di nuovo! Maestro Leonardo richiede la tua presenza. Che aspetti? No. E va bene. Siete uno dei monaci di Giulio? La mia chiesa non è di Dio. Fuori dal regno di Dio v'è quello degli uomini. È quello che venerate? Vieni con me a scoprirlo. È stato un piacere, ma devo andare. Oh, su via, restate, messere. La partita non è ancora finita. Mi duole, ma ho un'occasione migliore. Fate strada, messere. Messere, c'è tanta roba.
tre uomini della partita Dadi ci seguono. Non fiatare. Perché? State a sentire, ho smesso di giocare. Già, anche noi. Cosa vuoi fare? Non scendere sotto i 4 quadri di salute, però, cioè, fosse facile. C'è un solo uomo a Roma in grado di dar vita a uno spettacolo simile. Voi dovete essere Ezio Auditore. Ezio. Vieni, dobbiamo tornare immediatamente da Leonardo. Un VIP ormai lui. Parlate granché, è vero? Bene, faccio strada. Statemi dietro. Non è molto convinto di questo, statemi dietro. Armi di prima scelta! Esaminatele, brava gente! Fammo così perché sennò mi rompo il cazzo. Via. Yeah, cosa? Che sei in una prateria da solo. Seguitemi se avete coraggio, forza. Che fighetta, hanno già mollato. Ma è tipo in centro la bottega, se non vado errato, vero? Ora non ricordo benissimo, ma credo di sì. Prendete quel bastardo! Ma migliorate e portate a livello di quella francese prima che gli metta piede. Ops! Ecco, il cavallo è tutto molto più easy. Altro che 4 riquadri di salute. 4 riquadri di minchia. Così ne approfitto, faccio così e buona. Per tipo 20 secondi sono a posto. È vero, non si può ancora saltare sugli alberi. Ha approvato il nuovo codice di condotta relativo al pudore dell'abbigliamento. Quei forestieri non desistono. Ho già veduto dei discepoli con vesti simili. Cercavano un oggetto in mio possesso. Intendete il frutto dell'Eden? Leonardo te ne ha parlato. Mi dice sempre tutto. Temo che la sua indiscrezione ci sia costata cara. Dobbiamo avvertirlo. Non dite altro. Conosco la strada migliore. La prendo ogni mattina alla chiusura delle taverne. Seguitemi. Non sei convincente, lo sai. Esercitare senza autorizzazione verranno fustigate pubblicamente. Chiamerò le guardie, anima. Ma bravo. Siete un esempio. Faccio il giro con l'ombrellino come una cinese, via. Bravo Salai, bravo, bravo, bravo. Che ne dite di quattro salti sui tetti? Leonardo mi diceva di aver scoperto qualcosa di importante. Sono anni ormai che esploro una catacomba segreta. Credo sia venuto a Roma apposta. È ossessionato, ve lo dico io. Lavora su questa cosa giorno e notte, non mi porta mai fuori. Ed è così avaro. Lo devo supplicare perché mi dia qualche soldo. Da del danaro, sul serio. Più o meno, come si dice. Occhio non vede, cuore non duole. Allora. Però è bravo questo ragazzo alla fine, Sta bene, userò l'immaginazione. Thank you.
merda. È ancora troppo presto per duellare. Seguitemi. Ma c'è, cioè, anche se non si duella va bene uguale, per farti sapere. Nelle catacombe. Ha trovato l'ingresso di un tempio. Qualcosa di cui aveva letto in un libro. Erano anni che non lo vedevo così entusiasta. Ha detto qualcos'altro? Il tempio contiene il numero perfetto. Una scoperta fatta da uno studioso dell'antico. Il 3. Alziamoli fuori! Forza, prendi un po' questo! Assaggia la mia lama! Addosso! Facciamoli fuori! Volete far ritorno alla svelta? Evitate le loro spade! Fosse facile. Immagino che parli delle sue scoperte a chiunque lo circondi. Hai notato uomini con strane vesti attorno a lui. Perché dovrei sprecare il mio tempo in bottega quando posso spassarmela in giro? Chiedetelo al maestro quando arriveremo da lui. Che non troveremo spoiler! No! Dai che manca poco, su. Che culo. Questo è un glitch assurdo. Ok, siamo arrivati in fondo, buona. Infatti Leonardo non c'è. Maestro! L'hanno portato via. No, deve essere qui! Il tempio che aveva scoperto, dov'è? Leonardo! Salai, se vuoi salvarlo, devi dirmi dov'è quel tempio. Io non lo so. Diavolo! Ezio. C'è una scritta sul pavimento. Che cosa dice? Non so leggere. Leonardo ha promesso di insegnarmi, ma adesso... Villa, dipinti. Vuole che esaminiamo dei quadri. Ricordo che quando maestro Leonardo alloggiava alla vostra villa, cercava la posizione delle catacombe. Nella galleria erano esposte diverse sue... Che relazione possono avere con il tempio? Forse le pagine delle sue ricerche sono nascoste in una delle cornici. I dipinti non ci sono più, sono bruciati nell'attacco. No, non è vero. Soltanto Leda e San Giovanni. Tutti gli altri li ha presi il Borgia. 6 dipinti. 5. Dissi al mercante che quel ritratto di dama era di Leonardo. Gli servivano i soldi per un farsetto. Ovviamente, ora è passato di moda. È furbo. Lì a Lucrezia Borgia, nel palazzo di suo marito, fuori Ferrara. Allora è tempo che mi riprenda ciò che è mio. Forlì? No, scherzo, è lontanissimo. E allora andremo poi a trovare tutti i dipinti. Abbiamo fatto anche sincronizzazione totale, quindi bene.